Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un recap della mia nuova attrezzatura. Come vedete in questo momento mi sto riprendendo con il mio vecchio smartphone e sto utilizzando il Blue Yeti che ho messo da parte in favore del nuovo microfono che ora poi vi farò vedere. Questa piccola clip per farvi sentire l'audio del Blue Yeti senza alcuna pulizia da parte di Audacity, insomma come registravo tempo fa. Da un paio di mesi a questa parte ovviamente ho aggiornato l'attrezzatura e modificato anche il mio stile sia di editing che comunque di lavorazione del suono. Ovviamente la luce che vedete e il pannello dietro fanno parte della nuova attrezzatura, ma questo mi sembra il minimo. Bene, ora passiamo alla nuova attrezzatura. Ed eccoci con la nuova attrezzatura. Allora, poco fa avete visto tutti i vecchi strumenti che avevo, ovvero il mio vecchio telefono, il Huawei Mate 10, con il quale ho fatto qualche video perché da poco utilizzo comunque la webcam nei miei video, e ovviamente il mio vecchio Blue Yeti. Eccolo qua. Con questo microfono ho registrato la stragrande maggioranza dei video che vedete, all'incirca sono sui 500 video, con questo ne ho registrati la bellezza di 300. All'inizio usavo un Trust da 10 euro, per dirvi che comunque puoi iniziare veramente con strumenti molto molto base. Adesso lo mettiamo qua che è un pochettino ingombrante, poi partite con battute, il siluro, la supposta, per favore. Poi avevo ovviamente il vecchio computer, abbiamo qui il reduce, eccolo qua, l'i5, che ahimè è morto di recente, e quindi come non partire con il primo tra gli upgrade del mio computer, ovvero scheda madre Asus ROG che monta 32 GB di RAM della Corsair più un AMD Ryzen 5 3600 6 core 12 thread, una bomba per le mie esigenze e anche troppo, però meglio superiore che inferiore. Oltretutto è il massimo che supporta questa scheda madre che mi ha regalato il buon Dennis, ve ne avevo parlato in un video che vi lascio qui in alto a destra. Dopodiché abbiamo aggiornato il microfono, ovvero siamo passati a lui, è un Finefine, non mi ricordo mai il modello, K qualcosa, ve lo metto comunque in sovraimpressione. Oltretutto questo microfono rispetto al Blue Yeti, almeno a mio parere personale, con tutto ciò che sono due microfoni cardioidi, entrambi USB, questo USB-C è di Blue Yeti, invece è USB della vecchia generazione, ha un modo di campionare l'audio molto più pulito, perché con tutto ciò che è messo distante rispetto alla mia bocca, perché il Blue Yeti io in genere lo ponevo qui davanti, perché non ho un'asta che lo riesce a reggere, quella bestia, riesce a campionare molto meglio l'audio. Vero che ora lo pulisco con Audacity, però di suo già campiona meglio, prendendo meno rumore ambientale possibile. Non chiedetemi come fa, ha una qualità secondo me superiore. Oltretutto costa anche meno del Blue Yeti. Dopodiché, come upgrade, vi ricorderete, se seguite il canale da un po' di tempo, dello Stream Deck. Eccolo qua. Questo mi è stato regalato sempre dal buon Dennis, praticamente il canale esiste grazie a lui, il signor Dennis è un capolavoro. Grazie allo Stream Deck c'è anche un video dedicato sul come configurarlo su Windows e come farlo funzionare anche su Linux, ve lo lascio sempre qui nelle schede. Vi faccio vedere attraverso lo Stream Deck, posso cambiare e andare in questa situazione, ho messo questo overlay molto carino, vi faccio vedere così, questo è il desktop e qui ci sono io con appunto l'overlay animato, fatemi sapere se vi piace. Grazie allo Stream Deck appunto posso cambiare scena, come vedete ne ho due, desktop e quello della webcam full, eccomi qua, e così posso praticamente fare la intro, avere comunque la visuale a tutto schermo e dopodiché rimpicciolirmi in basso. Sostanzialmente mi agevolo anche nella fase di editing video, perché comunque c'è meno sbattimento, non devo sincronizzare eccetera. Altra novità, come potete vedere, poco fa mi sono ripreso con lui e vi metterò il video nudo e crudo suo con l'audio del Blue Yeti non modificato. Ovviamente lo sincronizzerò semplicemente
per non avere l'effetto fuori sincro. Adesso mi riprendo con una Logitech C920, un classico di casa Logitech, qui su YouTube la usano da secoli, solo il sottoscritto non l'aveva, l'avevo sempre rimandato perché all'inizio non mi riprendevo, quindi non ne vedevo la necessità, però insomma i tempi sono più che maturi, gli iscritti vanno salendo e quindi eccomi qua. E appunto Logitech C920, una classica 1080p a 30 fps, 60 fps solo in 720, quindi non in full HD. Poi ovviamente è stabilizzata a 60 Hz, bla bla bla. Io non ho fatto altro che regolare un attimino la luminosità, secondo me con i parametri standard va più che bene. E ho tolto anche il controllo della luminosità, praticamente sta stabile. Se non erro, ho regolato anche un po' la gestione dei bianchi, però nulla di che, va già bene di suo, è veramente una bomba. Poi come altro upgrade, vabbè, oltre ad avere dei treppiedini così, attraverso il quale potete mettere o la webcam, come vedete c'è un adattatore, eccolo qua, che vi consente di sfruttare la vite sostanzialmente che avete nella webcam, ve lo faccio vedere qui, questo è un adattatore dove mettevo lo smartphone, che comunque conservo perché come vedete può tornare ancora utile. In questo momento la webcam è su un treppiedino da tavolo della Never, questo non mi ricordo di che marca è, ma fa anche il suo dovere, solo che è piccolo. Questo della Never si allunga, molto comodo. L'avevo preso per il microfono, ma il microfono è su un'asta presa da AliExpress, che devo dire non è affatto male, fa il suo lavoro e riesce a stabilizzare il tutto. Come altro upgrade, ragazzi, abbiamo appunto il nuovo computer con 32 GB di RAM, l'AMD Ryzen 5 3600, e poi vabbè, la qualità di OBS Studio penso che la conoscete tutti. Nel canale c'è pure un piccolo corso su OBS Studio, dovrei decidermi a continuarlo, ma con questo caldo, già credetemi, si suda a riprendersi con queste due lampade che mi stanno accecando. Una lampada è sul monitor della Baseus da praticamente studio, è molto comoda perché può fare la luce calda e luce fredda regolandone anche l'intensità. Vi lascio i link in descrizione di questi prodotti. L'altra, che è frontale, invece è una semplice lampada presa, se non erro, sempre da Amazon o AliExpress, ora non mi ricordo, che prevede anche un supporto da scrivania in modo tale la potete orientare. È molto comoda, io la lascio al di sopra della webcam e fa il suo lavoro. Anche questa l'intensità che si può regolare, luce calda, luce fredda. Io sto morendo praticamente. Dietro di me c'è il pannello, che è un semplice paravento in stoffa, nulla di che, serve solo per dare un senso di ordine a questa stanza, che ordinata ahimè non è, perché tra virgolette ci vivo lavoro, quindi capite bene che, come si dice a Palermo, cu mancia fa mudiche, e quindi ci dobbiamo adattare. Sì, sto cercando di giustificare il disordine, ma vabbè. E nulla, ragazzi, questo era un piccolo recap di quello che è la mia attrezzatura. Come vedete, nel tempo sono andato ad aggiornare tutto quello che mi circonda. Secondo me uno degli strumenti più belli in assoluto è lui, perché comunque attraverso la semplice pressione di un tasto posso fare veramente un'infinità di cose. Per esempio, qui ho la possibilità di aprire GIMP e quindi andarmi a gestire questa situazione. Ora, come vedete, si è aperto, eccolo qua. Insomma, posso fare veramente un'infinità di cose, molto molto comodo. Questo è stato un regalo stupendo da parte del signor Dennis, che ringrazio sempre per il supporto. Ringrazio anche il buon Giorgio e tutti i ragazzi della community. A tal proposito, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale, perché vedo quotidianamente le statistiche, vedo che il mio pubblico, ahimè, non è iscritto, la stragrande maggioranza viene, fa un contenuto mordi e fuggi. Per carità, ci può anche stare, capisco bene che non sono l'unico a parlare di queste cose, però un'iscrizione non vi costa nulla, aiuta il canale comunque a crescere, e attivando la campanella non vi perdete i nuovi contenuti. In descrizione vi dicevo canale Telegram, attraverso il quale potete entrare a far parte della community, che pian pianino prende forma. Siamo in pochi che scriviamo, diciamo, con continuità, però
Però serve per io avere un contatto diretto con voi e comunque un feedback molto diretto. Viceversa, nei commenti sì, ho il feedback, però lascio un po' il tempo che trova. È gratis, dateci uno sguardo. Se volete, potete entrare, c'è il link in descrizione, ve lo metto anche nei bannerini qui in sovraimpressione. Che dirvi di altro, ragazzi? Ci sono ancora gli abbonamenti attraverso il quale potete sostenere il canale e ottenere la possibilità di richiedermi un tutorial su misura una volta al mese. C'è chi già l'ha fatto e comunque non vi costa nulla perché è un abbonamento mensile, potete disdirlo quando volete. Addirittura potete pagare anche con il credito residuo del cellulare, quindi vi lascio immaginare, però non parliamo di cifre astronomiche. C'è anche il link delle donazioni e nulla, ragazzi, questo recap penso che possa finire qui per qualsiasi cosa. Io sono sempre qui su YouTube, nei commenti o nel canale barra gruppo Telegram. E nulla, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere se avete notato una differenza tra il Blue Yeti, che non andrò a modificare con Audacity, e il mio nuovo microfono, che ormai comunque ascoltate quotidianamente. Penso che la webcam parli da sola rispetto al cellulare, secondo me è un altro mangiare. E nulla, ragazzi, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Non lasciate like!